Questa epoca delle città nelle quali siamo entrati coincide per un misterioso paradosso della storia proprio con l'epoca nella quale la contemporanea distruzione delle città essenziali può essere l'affare di pochi secondi. Non è ormai un sogno, entra nella zona delle cose possibili. Nello spazio di poche ore, la civiltà umana potrebbe essere radicalmente privata di Firenze e di tutte le capitali del mondo. Tutti si chiedono, e sarebbe il mondo umano privato di questi centri essenziali, di queste fontane insurrogabili, di questi rari fari creatori di luce e di civiltà? Ecco il fondamentale problema dei nostri giorni, il quale ha anche una sua precisa impostazione giuridica. È la seguente. Hanno gli stati il diritto di distruggere le città? Di uccidere questa unità vivente, veri microcosmi nei quali si concentrano valori essenziali della storia passata e veri centri di irradiazione di valori per la storia futura, con le quali si costruisce l'intero tessuto della società umana, della civiltà umana? La risposta, a nostro avviso, è negativa. Le generazioni presenti non hanno il diritto di distruggere un patrimonio a loro consegnato in vista delle generazioni future. Si tratta di beni a loro pervenuti dalle generazioni passate, rispetto ai quali esse hanno la veste giuridica di eredi fiduciari. I destinatari ultimi di questa eredità sono le generazioni di domani. Siamo in presenza di una fattispecie che i romani designavano come sostituzione fidecommissaria, in presenza cioè di un fidecommesso di famiglia destinato a perpetuare nel seno del gruppo familiare l'esistenza di un bene determinato. Ecco definita con incisiva chiarezza la posizione giuridica degli stati e delle generazioni presenti rispetto alle città loro trasmesse dalle generazioni passate. Nessuno ha il diritto di distruggerle. Devono essere custodite, integrate e ritrasmesse. Non è cosa nostra, è cosa altrui. Siamo nella stretta orbita della giustizia. Ecco definita la veste giuridica che legittima la mia presenza qui. Sono venuto per affermare il diritto all'esistenza che hanno le città umane. Un diritto di cui siamo titolari noi delle generazioni presenti. Ma più ancora quelli delle generazioni future. Un diritto il cui valore storico, sociale, politico, culturale, religioso si fa tanto più grande quanto più riemerge nell'attuale meditazione umana il significato misterioso e profondo delle città. Ogni città è una città sul monte, è un candelabro destinato a far luce al cammino della storia. Nessuno, senza commettere un crimine irreparabile contro l'intera famiglia umana, può condannare a morte una città. Ed ecco allora ciò che io chiedo in veste quasi di procurator di tutte le città sulle quali pesa la minaccia tremenda di una condanna simile. Chiedo che questo diritto delle città all'esistenza sia formalmente e solidalmente riconosciuto dagli stati che hanno il potere di violarlo. Chiedo, anche a nome delle generazioni venture, che i beni di cui esse sono destinatarie non siano distrutti. E perché questo fine sia raggiunto, chiedo che intanto siano formalmente riconosciuti dagli stati responsabili località e zone essenziali per l'esistenza stessa della civiltà umana e perciò sottratte a priori a ogni minaccia mortale di azione bellica. Il problema, voi lo vedete, è davvero la magna questio del tempo presente.